Una prova di sostanza, lo diceva poco fa Castori, quello cercavate e quello avete ottenuto. Sì, dai, in settimana siamo messi un obiettivo in testa e l'abbiamo raggiunto. Siamo partiti forte, primo tempo è stato molto combattuto e poi abbiamo sbloccato la partita e poi è andata come è andata. Si è creata in classifica una frattura ad un certo punto, un gruppone verso i playoff, un'altra parte che giocava sui bassi fondi della classifica. Può ridursi questo gap in questa fase, questa distanza? Ma sì, noi sinceramente non guardiamo la classifica perché a certe volte si può fare male. Oggi era importante vincere perché se vincevano loro si staccavano un bel po' di punti. Quindi questo obiettivo abbiamo raggiunto, ora dobbiamo pensare subito alle prossime tre. Domande da studio per te con l'auricolare. Sì, saluto Jelenic. Jelenic, io voglio puntare i riflettori dal momento che seguo quasi quotidianamente l'Avellino Calcio su due tuoi compagni ex biancoverdi, Moukoulou e Arrighini. Come stanno? Insomma, le difficoltà che stanno incontrando l'attacco del Carpi fino ad oggi e non credo abbia lasciato l'ultimo gradino. Adesso Luca magari mi viene in soccorso. È stato il meno prolifico della Serie B. Che difficoltà stanno incontrando soprattutto Moukoulou e Arrighini, e credo, lo dicevo prima anche con il mister, che l'innesto di Mashash da questo punto di vista possa molto aiutarli. Ma sì, prima io voglio dire che sono due giocatori fortissimi, secondo me. Più che altro ci stanno dando una grossa mano perché in fase non possesso ci aiutano tantissimo. Arrighini oggi ha fatto un gran lavoro, teneva tutte le palle, combatteva con tutti, quindi gli devo fare solo applausi. Purtroppo non riescono a segnare con continuità, ma credo che prima o poi si sbloccheranno e poi faranno tanti gol. Per Mačač, sì, dai, diciamo che è un giocatore che ha tecnica, velocità, quindi può spostare equilibri e sicuramente questo ci può dare una mano. Ok, Luca Esposito mi è venuto in soccorso. Da oggi non siete più il peggiore attacco del campionato, anche grazie evidentemente all'apporto di Mačač, perché Livorno, Cosenza e Cremonese, Cosenza che sta ancora giocando, per il momento hanno fatto peggio. Proprio Luca Esposito per te. Buonasera, ciao caro, complimenti per questa vittoria, Buonasera. comunque che vi porta in avanti in classifica. Adesso qual è l'errore che non deve fare il Carpi? Quale errore che non deve fare il Carpi? Certo. Quale errore? Secondo me non dobbiamo rilassarsi troppo perché ogni partita per noi è importante. Anche oggi abbiamo preso due gol in 5 minuti che erano evitabili, secondo me. Secondo me è una situazione di concentrazione che dobbiamo migliorare in settimana e quindi ci lavoreremo e nelle prossime partite speriamo di non commettere più questi errori. Carmine, a te per la chiusura. Percezione hai di questa Salernitana? Può ambire ad un posto playoff o invece ad un campionato semplicemente tranquillo? Qual è la tua considerazione? Ma diciamo che Salernitana come nomi ha una bella squadra che sicuramente può puntare tranquillamente ai playoff. Forse anche loro stanno trovando qualche difficoltà, però penso che alla lunga usciranno fuori.